17 alle 20 sono i Corrieri della Sera, ovvero Pippo Pelo e Chinetti. E sì. Chi, scusa? È Luigi Zabaletti. Era. No, Luigi Francesco Facchinetti, sì. E con noi oggi Marco Carta. Oh yes! Oh yes. Marco Carta! Un uomo, un mito, un eroe, Mr. Marco Carta! Franz, guardaci un po' che Marco ha qualcosa da farti vedere. Che ne so, fammi vedere Marco. No, voglio vedere queste amiche. Allora, queste, allora, vale, no, esatto. Ragazzi, uno non dovrebbe dirlo, ma io lo dico soprattutto perché Marco ha un sacco di fan anche giovani. Marco Carta si è tirato fuori il gamberetto in diretta, lo devo dire. No, lo devo dire, l'abbiamo fortuna, visto. E Franz, devo dire che Marco Carta, no, perché c'ero io, no, presente. No, Marco Carta e Pippo Pelo hanno qualcosa in comune, il gamberetto. Ma guarda, poi uno gli deve rispondere, Marco, quello è il problema, no? Perché poi tu finisci con rispondergli e ti metti... A me dicono citriolo, zucchina... Gamberetto, non l'hanno mai detto, insomma. Allora, attenzione. Marco, abbiamo scoperto, e poi dopo torneremo a Necessità Lunatica, il tuo album, del quale ascolteremo la canzone che dà il titolo all'album. Esatto. Tu non dagli corda, perché lui se no è pericoloso. Allora, dicevo, abbiamo scoperto nel tuo curriculum che tanti anni fa tu hai fatto un lavoro, sì, giusto? Sì. Che lavoro hai fatto prima di... Facevo il parrucchiere io prima. Sì. Esatto. Abbiamo fatto entrare queste tre simpatiche ragazze, che sono tre cartine. Entrare. Venite qui ragazze, anzi avvicinatevi al microfono, quello lì, grazie. Stanno entrando, eccoci qua, tra poco li sentiremo anche. Ecco, possiamo salutare le ragazze, avvicinatevi al microfono per favore, grazie. Prego, tu sei? Prego. Carla, tu sei? Arianna, tu sei? Simona. Allora, Carla, Arianna e Simona. Guardiamo, ma sono le stesse che c'erano per Virginio, sono le stesse che c'erano per Emma Marrone, sono le stesse che c'erano per Anna Lisa, loro? No, sono uguali. Sono le stesse, oh! Allora, no, attenzione, Carla, Arianna, hai detto e? Simona. E Simona, Franz. Adesso Marco Carta se le sta guardando bene. Sì, ecco, sì. Secondo te chi delle tre, Marco? Porcone! No, chi delle tre ha una conciatura che andrebbe cambiata? Ma non fatevi sentire. No, ti prego. Ma nessuna delle tre. Dai, una conciatura che andrebbe un po' migliore, che tu potresti migliorare un po'. Basta, Marco, questo buonismo. Non è buonismo, io sono proprio buono di natura. No, stanno bene. Ma cosa dici che sei cattivissimo? Lo sanno tutti. Sono tutte e tre carine. Tu che tiri fuori il gamberetto. Però Marco, scusami, Marco Carta, come parrucchiere, guardando queste tre ragazze, a chi aggiusteresti un po' i capelli? A nessuna. Dai, ti prego. Allora, scusate, la prima, sembra che hai scoppiato un petardo in testa. Come ti chiami? Ad Arianna. Carla, scusate un attimo, non si capisce niente, ragazzi. Carla, mettiamola al microfono. Vieni al microfono, grazie. Aspetta, Carla è una tipo un po' alternativa, si vede. Le cuffie a Carla, per favore. Possiamo, grazie. Ma i nostri redattori, a posto di scapperarsi in diretta, possono dare un paio di cuffie? Grazie. Ecco qua. Allora, pronto, Carla? Carla, senti, sì? Sì. Mi senti, Carli? Sono Francesco Facchinetti, Carla. Sì. Fammi vedere come sei messa, fammi vedere. Bene, hai dei capelli che veramente non si può uscire di casa. Allora, così, attenzione, Carla, per perché Marco adesso. Carta oggi farà una cosa su Radio Kiss Kiss che non ha mai fatto. Da quanti anni non facevi il parrucchiere? No, io non facevo un cavolo. Facciamo entrare Teresa, la nostra Teresa. La vispa. Con, la vispa Teresa, che ha i mezzi del mestiere per Marco Carta, Fon, spazzola. No, no, attenzione, abbiamo qua tutto. Dai, ragazzi. E poi diremo una sacrosanta verità. Scusa per le forbici. Grazie, Teresa. No, ma sono per tagliare la carta. Ecco, no, grazie, Teresa, vado benissimo. Tanto i capelli di carta. Guarda. Marco, allora abbiamo l'acca, spazzola, prego, forbici e Fon. Secondo me Facchinetti è geloso perché ce li sta perdendo. Lo sai. Marco meglio Carta, di Pippo Pelo. Grazie a Teresa che ci ha portato tutta questa bauda. Meglio di me che non ne ho neanche uno. Da quando ormai. Allora, mettiamo su il Fon, grazie. Grazie, intanto vieni, Carla, tutto Carla. Le cuffie, grazie. Poi ma dai, ragazzi, non potete mettermi in difficoltà così. No. Allora, abbiamo saputo da fonti certe, la ragazza qua, per che favore, tu hai fatto la piega a Valerio Scanu per tutte le puntate in cui Valerio Scanu purtroppo è stato da amici. Sì, adesso. Vero. Ecco, Carla è venuta lì di fianco a te, eccola lì, Carla, vedi questi capelli lisci, non sono alla moda. Facciamo una pettinatura, Marco, grazie, abbiamo sistemato. Dai, ti prego, Carlo. Perché ci vuole più di mezz'ora, innanzitutto. No, ma giusto un ritocchino. Dai, togli gli occhiali. Ma ci ho perso la mano ormai.
Ma la mano non si perde mai, dai, vai. Ti prego, Marco. Quale mano intendi? Marco, ti prego, prego, la spazzola è qua. Certo. Vai, il pettine qua, che ne so che ti posso le... Ma che pettine? 100 colpi di spazzola. Vai, vai. Allora, attenzione, Marco Carta torna per un attimo alla sua attività di parrucchiere in diretta. Attenzione. Marco Carta, prima di fare i capelli a Carla, ha detto 100 Carla. Colpi di spazzola. Carla, io vorrei il film, perché c'è la spazzola. Sì, dai, vai. Sei un porcone, Marco Carta, vai. Sentite il rumore del phone. Sta cercando di fonare Carla. Sì, vai. Attenzione, Marco Carta. È meraviglioso. Sì. In radio non si capirà una cippa lingua. Ecco, attenzione, Marco Carta. Io faccio la radiocronaca in questo momento. Sta facendo. Sì. Ma che bravo! È bravo! Ragazzi, Marco Carta sa fare qualcosa. Sa fare i capelli, finalmente. Cioè, incredibile. Incredibile, ragazzi, sa fare qualcosa. Ti posso stringere la mano, veramente, complimenti. C'ha una mano da parrucchiere straordinaria. Vieni qua, Marco. Questa me la pagherai, Marco Carta, allora, lo posso dire, sapete che sono detrattore a prescindere, ma Marco Carta sapeva fare il parrucchiere. Marco, sei stato bravissimo. Gli hai fatto un cocco davanti a quella ragazza che non so scorda più. Allora, io ti volevo dire... Un colpo di spazio. Stamattina Facchinetti mi ha chiamato alle 8, per dire, senti Pippo, vogliamo fare una cosa. Ho scoperto che Marco Carta faceva il parrucchiere. Ti facciamo tagliare i tuoi capelli in onda. I miei, gli ho detto, stamattina ho detto... A meno che non abbia dormito male, io i capelli non ce li ho da un po', facciamoli tagliare. Lui non ci dorme per questo. Pensa a queste minchiate. Signori, un applauso a Marco Carta! Dai, che è stato bello tornare per un attimo alle origini, no? Sì. Ragazzi, è arrivata un'ansa, io la devo leggere. Vuoi leggerla tu, Pippo? No, leggila tu, vai. La leggo io. Ansa, pare che Mario Monti metterebbe le canzoni di Marco Carta durante le riunioni di gabinetto. Che scelta. Ah, l'SMS di Luca da Lecce, che salutiamo, va bene. Non l'ho inventata io, non è colpa mia. Lasciamo perdere, va. Allora, adesso sentiamo, Marco, torniamo a quello che fai adesso. Per un attimo hai fatto una parentesi del passato. Adesso fai il cantante, lo fai anche molto bene, col tuo nuovo album che si chiama Necessità Lunatica. Adesso ascoltiamo la canzone che dà il titolo all'album. Vuoi dire qualcosa su Necessità Lunatica? Necessità Lunatica, sì, ha molto a che vedere come questo titolo, che è un po' morganiano, come dicevamo prima, scherzosamente. Certo. È la necessità di essere un po' cambiato, aver accettato dei cambiamenti miei personali e accettare anche gli errori che sono stati fatti in passato. Serissimo adesso. Serissimo. Allora, no, adesso c'è una piccola pausa, la pubblicità. Sempre rimanendo in un ambito serio, perché dopo la pubblicità non siamo più seri. Sì. Però lo possiamo dire che Marco Carta è uno che da 4-5 anni che fa questo mestiere.